Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in Viadoc, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa è in mezzo al verde ormai, ai ai, dove sarà questo ragazzo della Via Gluck? Si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città. E lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa casa ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno in cui ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi. Però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case. La trama è il cemento, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Dove sarà? Perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, se va avanti così, chissà come finirà, chissà. Chissà come finirà, come finirà.